Buonasera a tutti voi che ci seguite per questa sessione, diciamo, questa giornata, questa serata di dirette su Libri.tv. Oggi è 25 settembre e apriamo appunto, come di consueto, con la virgola, questo piccolo spazio di commenti che in qualche modo possiamo dire il nostro malgrado, perché poi insomma l'attualità appunto non la facciamo noi. Lo abbiamo appunto con alcuni commenti personali che faccio su questa vicenda che ha visto protagonista la Regione Lazio con le dimissioni appunto del presidente della Regione Lazio, Polverini. Bene, senza appunto andare un po' sulla cronaca che abbastanza insomma in qualche modo è stata padrona, protagonista dell'attenzione mediatica, ma ci faremo giusto un salto per puntualizzare alcune cose. Volevo soltanto fare alcuni commenti che mi sembravano personalmente niente di originale, ma insomma perlomeno ragionevoli e che mi erano sembrati un pochino carenti in questa fiume di attenzione mediatica a cui abbiamo assistito in questi 2 giorni in pratica e forse continueranno. Quindi vicenda Lazio, ma non solo, perché poi insomma questa cosa un pochino si è espansa a macchia d'olio. E questa attenzione sulle spese delle regioni, ci sono attenzioni su questo tipo della magistratura e non solo nella regione, ovviamente Lombardia con Formigoni, ma anche nell'Emilia Romagna e nella Campania. L'emersione di spropositati contributi destinati ai gruppi del Consiglio regionale ha fatto molto scalpore, soprattutto nella fascia di popolazione che è meno informata. Lo scandalo e l'indignazione, insomma, quelle cose che purtroppo abbiamo visto che lasciano un po' il tempo che trovano, sono state notevoli, ma c'è da prepararsi, secondo me, all'eventualità che queste condotte, o meglio, l'emersione di queste condotte, non darà adito a nessun illecito penale. Il finanziamento è stato, almeno per quanto se ne sa, correttamente formalmente disposto a seguito di inserimento in bilancio, e qui stiamo parlando appunto delle vicende che riguardano il Lazio in particolare. Ecco, su questo vorrei un attimino fare un piccolo excursus leggendovi alcune righe appunto che sono state scritte proprio per precisare, quindi venendo un pochino alla parte un po' cronachistica della questione. Leggere appunto quanto è stato diciamo scritto dai radicali del Consiglio regionale del Lazio. E sono poche righe, ma sono importanti per capire un attimino come stanno messe un pochino le cose per quanto riguarda questa vicenda. I fondi per i gruppi consiliari sono stati stanziati nel bilancio del Consiglio, che è parte del bilancio della Regione. Il bilancio del Consiglio è proposto dall'Ufficio di Presidenza, accettato dalla Giunta e votato a maggioranza, prima dalla Commissione Bilancio e poi dal Consiglio regionale. Come radicali, appunto, questo scrivono i radicali, abbiamo votato contro i bilanci presentati. Peraltro, per il bilancio della Regione, la Giunta della Polverini, 5 volte su 6, fra assestamenti e leggi di bilancio, ha imposto il suo maxiemendamento, che vuol dire, in parole semplici, che ha scritto senza dare opportunità al Consiglio di modificare alcuna virgola del testo, il bilancio della Regione. Successivamente, all'interno dell'ufficio di presidenza, che è stato deliberato lo stanziamento di quei fondi. Quindi è successivamente nell'ufficio di presidenza. Fanno parte dell'ufficio di presidenza del Consiglio PDL, lista Polverini, UDC, PD e IDV. Non ne fanno parte i radicali. Ecco, questo qua è importante stabilire perché, da un punto di vista mediatico, se i radicali sono ignorati nelle loro attività, come per esempio è accaduto per quanto riguarda la stampa romana, per esempio per l'iniziativa sui referendum comunali, perlomeno che vengono esclusi quando non sono coinvolti in attività senz'altro politicamente biasimevoli. Quindi, stando a quel che è emerso, tornando quindi diciamo al commento, almeno fino adesso, nell'apparenza è tutto legale, ma politicamente abnorme. Quindi forse sarà inutile e inopportuno gridare in galera,
non responsabilità penale, ma responsabilità politica, che è responsabilità anche oggettiva, come nel caso della del Presidente della Regione, che quei bilanci li ha firmati. Ecco, questa si sarebbe dovuta esigere al momento opportuno, e si dovrebbe esigere quando appunto la Presidente e i suoi sodali, praticamente uniti in questo consorzio partitocratico, hanno elaborato questo bilancio. Ed è l'assenza appunto di questa responsabilità, che è responsabilità verso gli elettori, che oggi andrebbe sanzionata. Sanzionata come? Beh, ancora una volta, io penso, sanzionata con gli strumenti di partecipazione a disposizione dei cittadini. Il primo di tutti è il voto. Sembra un'ovvietà, ma a ben vedere non lo è. Non lo è soprattutto se si pensa che nelle ultime elezioni amministrative della Regione Lazio, quelle che hanno visto eletta la Polverini come Presidente della Regione, il PD, che apparentemente sosteneva la candidata alternativa alla Polverini, che era Emma Bonino, ha partecipato sostenendo effettivamente la stessa Polverini. Ecco, questa è quanto è emerso dalle dichiarazioni di Concita De Gregorio, ex, adesso chissà perché ex, ma comunque ex direttore dell'Unità. In effetti il PD, come appunto dice la Concita De Gregorio, con Bersani a capo, scelse questa condotta, che io ritengo folle, soprattutto perché menzognera rispetto agli elettori del PD, che certo non erano consapevoli in quel momento di votare per una lista appunto il cui partito, che stava alle spalle, in realtà agevolava l'avversaria. Scelse quella condotta folle per irrobustire la corrente finiana a cui faceva capo appunto la Polverini, almeno all'epoca. Poi adesso ci saranno alcuni rimescolamenti, alcune modifiche, perché un pochino questo terremoto politico ha smosso un po' trasversalmente le acque, a quanto pare, e quindi il PD voleva rafforzare questa corrente finiana, perché era in funzione anti-berlusconiana, in quanto Fini in quel periodo era appunto in rottura con Berlusconi. Poi effettivamente questo terzo polo si fece, ma come sappiamo non servì a far cadere Berlusconi, non servì neanche il famoso tentativo che sarebbe dovuto essere quasi diciamo proposto come il Big Bang della politica, il famoso tentativo di sfiduciare, il famoso 14 dicembre 2010, di sfiduciare il governo Berlusconi, non servì anche quello, perché come sappiamo non fu votata la sfiducia. Il PD di cui D'Alema dice, il cui D'Alema dice che la Bonino, queste sono dichiarazioni di ieri, dovrebbe insomma in qualche modo accettare quella sconfitta, anche perché in qualche modo poi fu risarcita con la nomina a vicepresidente del Senato. Soltanto che D'Alema sbaglia circa di 2 anni, perché Emma Bonino era già vicepresidente del Senato da parecchio tempo. Queste sono responsabilità politiche ben più gravi delle censure penali e individuali, che possono vedere un politico, questo o quello, che sconta qualcosa per conto di tutti. Sono responsabilità che coinvolgono un'intera classe politica trasversalmente. Peraltro, il tema dei soldi ai partiti già diciamo era oggetto dell'attenzione mediatica, ma io direi il tema dei soldi ai partiti generalmente inteso è oggetto di qualcosa che ancora una volta richiama una grave responsabilità politica, quella di aver contraddetto in modo truffaldino ai limiti della legalità costituzionale, all'inutile parere di chi parla, che ovviamente non è un costituzionalista, aver tradito lo spirito e l'esito di un referendum, anche in tal caso con protagonisti radicali che l'hanno proposto, che aveva chiesto e ottenuto l'abrogazione del finanziamento pubblico dei partiti. Poi è stato sbianchettato, oserei dire, il termine finanziamento, è sostituito col termine rimborso.
Insomma, quello che volevo dire è che l'indignazione e i sentimenti giustizialisti che invocano il carcere lasciano il tempo che trovano. Lo stesso Fiorito li invocava a suo tempo, perché pare che ai tempi del tramonto di Craxi, queste sono le stesse dichiarazioni, davanti, fosse presente davanti all'Hotel Rafael insieme ad altri a tirare monetine, e poi oggi sappiamo la strada che ha seguito. Insomma, l'indignazione appunto lascia un pochino il tempo che trova. La coscienza civile dovrebbe prevalere sul sentimento giustizialista. Solo quella, secondo me, può portare l'Italia verso una svolta. Il carcere, quando ci sono condanne, quindi reati commessi, ovviamente, come sappiamo, porta l'Italia solo verso l'esercizio della tortura. Ma questa è un'altra storia, ma forse neanche tanto. Ecco, questo oggi volevo in qualche modo comunicare, e nella virgola del direttore rapidamente cercherei di passare a esporvi e a illustrarvi il palinsesto che oggi, mio malgrado, mi vedrà protagonista nella conduzione alle 21:15, quindi fra pochi minuti, per voci transnazionali avremo degli aggiornamenti dalla Siria con Shadi Amadi, giornalista ed esponente della comunità siriana, e condurrò io appunto questo spazio. A seguire, verso le 21:45, voci radicali, avremo appunto una conversazione con Luigi Mazzotta, che è segretario dell'Associazione Radicale per la Grande Napoli. Prenderemo le mosse da un post in qualche modo che lui ha pubblicato su Facebook, abbastanza amareggiato, e scoprirete con noi appunto di che si tratta. Alle 22:15, Società Libera, lo spazio Società Libera, parleremo di etica nella politica, un po' questo refrain delle dimissioni della Polverini torna, parlando appunto di etica nella politica, e parleremo appunto con Vincenzo Lida, direttore di Società Libera. E appunto prevediamo verso le 22:45 di chiudere le trasmissioni. Sperando appunto che non vi siano problemi che cercheremo, se si verificheranno, di affrontare in qualche modo seduta stante al volo, ricordandovi che ovviamente Liberi.tv è un'associazione che si autofinanzia, e sarebbe gradito nonché molto utile che vi iscriveste. Sono presenti, sono diciamo pronti, anzi, per chi si iscrive, anche dei gadget con il logo di Liberi.tv, che è molto carino, lo potete vedere alle mie spalle in varie colorazioni. Ringrazio ovviamente per queste trasmissioni la regia di Donato questa sera, tutti coloro che hanno collaborato, e vi invito ovviamente a seguire i programmi di questa serata. Grazie ancora, alla prossima trasmissione fra poco, Voci Transnazionali.